Buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Oggi è martedì 19 marzo, si avvicina la primavera, anche se qualcuno dice che in teoria Milano inizia prima, inizia il 13 di marzo, così dicono, ma insomma staremo a vedere. Effettivamente oggi grande cielo azzurro sopra Milano, l'avete visto nella nostra webcam gentilmente offerta da Milano Panoramica. Oggi è martedì e come tutti i martedì parliamo di Consulta Periferie Milano con il nostro Focus Periferie. Buongiorno Walter. Buongiorno, bentrovati. Primavera o non primavera, comunque le piante sono belle in fiore, Hai visto, dobbiamo no? dire, quindi Fiori una rosa, bella fiori di giornata. Battisti pesco in giro per la città. memori. Infatti, auguri Walter, sono 70 puntate che facciamo insieme. Sì, siamo Io ero già al contento di fare nozze di diamante, ma hanno detto che no, ho sbagliato, sono 75 quelli. 75, Quindi devo vabbè, insomma, aspettare ci 75 puntate. tenteremo. Sì, direi che 70, nell'arco di questi 3 anni abbiamo iniziato. Nella primavera del 2017 abbiamo fatto tutto il 2018 con 37 puntate e oggi, in questo diciamo primo scorcio quindi del 2019, siamo arrivati alla 70ª puntata complessiva. Direi grazie alla disponibilità e partecipazione di numerose persone che lavorano, operano, fanno volontariato in associazioni di vario genere molto presenti nella periferia e oggi in E particolare oggi appunto di chi parliamo? Chi c'è però d'ospite oggi, Walter? abbiamo Paola Barsocchi che è presidente degli amici dell'oratorio di San Protaso al Lorenteggio, Cesetta dei Luzerte. Gisetta De Luzerte, Luzerte. esattamente. Buongiorno Paola, benvenuta, grazie mille di essere Buongiorno, con noi grazie a oggi. voi. Allora, oratorio San Protaso al Lorenteggio, quindi Lorenteggio uno già capisce di cosa stiamo parlando. Gesetta de Luzerte, qualcosa fa venire in mente. Gesetta è piccola chiesa, una chiesetta. Esattamente, chiesa delle Lucertole, questo nomignolo che gli è stato affibbiato da Piero Mazzarella, un noto attore milanese che ha Sì? abitato per un periodo in Viale Misurata, quindi vicinissimo alla chiesina. Una mattina, passandole a fianco, quando ancora era in mezzo agli orti, non c'era tutto il traffico e i condomini che ci sono adesso, l'ha vista appunto attorniata dalle Lucertole, è tornato a casa e gli ha dedicato una poesia che poi è stata anche musicata. Ecco, E da quel momento gli è rimasto questo Giuseppe, nomignolo. Giuseppe, stiamo parlando proprio di quella piccola chiesetta che magari molti di voi a volte neanche hanno visto perché bloccati nel traffico, arrabbiati con quello davanti a urlare come dei matti nelle macchine, ma è lì proprio in mezzo, quando si dice proprio in mezzo, è proprio in È mezzo, proprio in proprio mezzo in mezzo allo al Lorenteggio, allo spartitraffico. spartotraffico di via Lorenteggio, quasi alla fine, quasi All'altezza del 31. all'altezza del 31. Adesso abbiamo anche delle foto, Marco, vediamo già la foto della chiesetta, insomma, eccola qua. Che insomma, vista così, è una chiesetta, come tante se ne possono magari trovare, ma poi si scopre, insomma, dentro ci sono dei patrimoni inestimabili, verrebbe da dire, ma soprattutto anche la storia che questa chiesetta, diciamo, se quei muri potessero parlare, no? Quando si dice in questi casi. Esatto, perché appunto è 1000 anni che è sul 1000 anni. territorio e ha vissuto quello che è stata proprio la storia di Milano, non solamente del nostro quartiere. Si dice che sia stata, viene chiamata anche la chiesetta del Barbarossa perché pare che anche il Barbarossa con le sue truppe, questo è accertato proprio da documenti storici, si è fermato con le sue truppe nei pressi della chiesina e la leggenda dice che la volesse distruggere, poi invece si è entrato a pregare chiedendo in cambio la vittoria sui milanesi che peraltro ottenne. La chiesina è lì, quindi magari qualcosa di vero Qualcosa ha c'è. fatto. La dice lunga però già sul destino di questa chiesetta perché già il Barbarossa voleva buttarla giù. Esatto, Un questo. destino che è andato avanti poi per millenni, appunto. Perché Esatto, sembra cioè. veramente che ogni volta che c'è qualcosa a fare Milano, la prima cosa che viene in mente è buttiamo giù la chiesetta del Lorenteggio quasi. Insomma, cosa ne avete fatto? Io non capisco Dentro ai c'è una milanesi. Madonna particolare però che è miracolosa, per cui questa Madonna interviene sempre Ah, meno e riesce male. sempre Ormai la Divina Provvidenza a provvede. salvarla. Perché è vero, no? Cioè, è successo più di una È volta, successo più di una anche volta. ultimamente, diciamo. Sì, negli anni 50 è successo quando la strada doveva essere allargata e quindi questa piccola costruzione nel mezzo era ormai abbandonata, non era più usata per il culto, dava fastidio. E per fortuna un signore che abitava nel quartiere ha allertato la soprintendenza dicendo che da fuori non le si danno quattro soldi, anche perché era ridotto ormai a un rudere.
ma dentro c'erano degli affreschi medievali che valeva la pena mantenere, e in quell'occasione è stata salvata. L'ultimo rischio l'ha corso proprio un anno fa, quando i lavori della metropolitana prevedevano un cantiere proprio in quella posizione. Ci siamo subito allertati, abbiamo fatto mettere il vincolo che stranamente non era ancora stato posto. Appunto, parla, raccontami questa cosa del vincolo. Questa cosa del vincolo è pazzesca. La chiesetta non era posta a vincolo. Non era posta, vero? Io l'ho scoperto per caso andando a fare ricerche per trovare documenti per il Per libro il libro, poi vediamo appunto il che tuo poi ho libro parla. scritto, e ho scoperto che il vincolo non c'era. Allora ci siamo subito dati da fare per farlo richiedere. Ci abbiamo messo un paio d'anni, però è Che non ce arrivato l'avete appena in fatta. tempo per evitare che la abbattessimo o la spostassero, perché giravano anche queste ipotesi. E quindi hanno spostato invece il cantiere di una decina di metri Quello in che fa modo da ridere è poi questo, salvaguardare. infatti, che hanno spostato il cantiere di una decina di metri. Cioè, non è che l'hanno spostato, dire 600, un quartiere più in là, hanno dovuto fare chissà cosa, bastava 10 metri di ragione, verrebbe da dire, per poi poter lavorare tutti quanti. In realtà, ancora adesso c'è qualche pericolo, diciamo, insomma, Ma siamo un po' adesso titubati sul fatto di fra poco passerà di lì la TBM, a sotto lì giorni. passerà A il giorni tampone. passerà di lì, e giorni passerà di lì, e quindi ci stiamo appunto allertando in modo da vedere che non ci siano Occhi appena scosse e aperti a vedere cosa problemi. succede sulla chiesa, perché insomma, se dove non ce l'ha fatta il Barbarossa, speriamo che non passi la TBM a fare. Esatto. Quindi insomma, molto interessante la vostra storia, perché comunque è la storia di come un quartiere, come appunto l'associazione degli amici dell'oratorio di San Potato, si sono legati intorno a questo luogo e ne stanno proprio salvando la memoria storica, ma proprio anche quello che è fisicamente proprio la, insomma, spesso e volentieri sono. Ricordiamo che qui sorgeva, per fortuna qui siamo Qui quando c'è qua ancora. sorge, quindi insomma ben venga. Molto interessante quindi l'operato che fate sul territorio. Come funziona? Cosa fate? Quanti siete? Come siete Allora, la organizzati? nostra associazione si è affiancata in realtà all'Associazione Commercianti dell'Orenteggio, che la detiene in comodato d'uso gratuito dagli anni Ottanta, da quando ha collaborato alla sua ristrutturazione, al suo restauro. E la nostra associazione invece con Amici di San Protaso è una nascita recente, proprio perché vedevamo che questo luogo così interessante, così particolare, era sempre chiuso. E allora ci siamo appunto affiancati in modo da poter organizzare eventi, anche semplici aperture con delle visite guidate per chi volesse visitarla. E ultimamente abbiamo fatto vari concerti, presentazioni di libri, mostre di quadri. Viene usata ancora anche per il culto, anche se in teoria non è più a tutti gli effetti una chiesa. Andiamo a dire il rosario nel mese di maggio, ci sono delle occasioni in cui viene celebrata ancora la messa, quindi la usiamo proprio a 360 Marco, mi fai gradi. vedere quella foto che hai messo poco fa del cippo con scritto Comune Orienteggio, molto interessante. Di cosa stiamo parlando? Che cos'è questo? Cosa stiamo Ora, vedendo? questa è una pietra miliare che è stata ritrovata in via Primaticcio, angolo via Inganni, negli anni 70, in occasione di scavi per realizzare dei palazzi. E stava a definire dove iniziava il comune di Lorenteggio, quindi da lì verso la periferia, verso Corsico, e l'altra parte invece della scritta c'è Comune dei Corpi Santi, era tutto quell'anello che era intorno alle mura medievali e che era sostanzialmente quasi tutto di appartenenza di ordini monastici. Stiamo parlando di un pezzo davvero di Abbiamo storia. avvicinato appunto queste due cose, anche se non erano Vabbè, le lì stesse cose, però più proprio o per meno il far confine capire, passava da perché quelle parti purtroppo lì. è rimasto poco e niente nel nostro territorio di cose antiche, anche se abbiamo visto che facendo delle ricerche c'erano anche dei bei palazzi, delle belle costruzioni. Walter, insomma, Ma direi che se la una. chiesetta è stata salvata grazie proprio a tutta una serie di interventi, vale la pena ricordare la Cascina Arzaga, che invece venne abbattuta nella sostanza in una notte, proprio abbattendo Eccola qua. una significativa presenza anche dal punto di vista Ecco, architettonico. di che anni stiamo parlando qui quando è stata battuta Walter la Anni ricerca? '50. Ecco, quindi faccio capire dove si trova questo. Mamma mia, è immensa, Sì, è è veramente enorme. enorme. Io ovviamente non me la Non ricordo, Walter, non ero ancora neanche nei pensieri c'eravamo dei ancora. miei genitori. Dove stava all'incirca, giusto per farci capire, via Zaga è Cascina Arzaga, via Arzaga vuol dire una Bartolomeo traversa di Dalviano. Primaticcio, sostanzialmente.
E quindi quell'area, quell'isolato lì, appunto, via Dalviano, via Primaticcio. Ecco, per dire di cose ce ne sono e ce n'erano importanti, ce ne sono ancora, e quindi vale la pena essere attenti al patrimonio che abbiamo, che è sparso in tutta la città, tenuto conto, come dicevamo prima, parlavamo del Lorenteggio, piccolo comune, e Milano è costituita sostanzialmente da tanti comuni, soprattutto nella cerchia periferica. Ma a me interessava un attimino sottolineare una cosa: anche l'associazione dell'Oratorio di San Protaso, che svolge tutta una serie di iniziative, come si diceva prima, è parte proprio di una ragnatela, di un'ampia di presenze culturali sul territorio periferico, con il Centro Studi Periferie. Continuiamo un monitoraggio e anche un aggiornamento delle presenze, e quindi dell'attività che esiste nei quartieri. Sul sito periferiemilano.com è presente una mappatura sufficientemente aggiornata. Da questa possiamo rilevare che ci sono 108 teatri tra professionali e amatoriali, vale la pena ricordarlo. Ci sono anche 51 biblioteche che allargano quella che è la presenza delle biblioteche comunali, delle 22 biblioteche Parliamo di comunali. biblioteche ex, non comunali, quindi parliamo di altre biblioteche al di fuori del circuito Ci sono comunale. 22, queste 51 sono parte anche le 22 comunali, Ok. proprio perché la logica per noi è, al di là di chi propone le cose, ma il tema è farle vedere nella loro complessità. Dopodiché abbiamo attualmente mappato tra centri culturali, associazioni culturali, altre 182 Wow. presenze. Quindi, tra l'uno, l'altro e quell'altro, possiamo dire che ormai siamo almeno a 340 presenze culturali, e se poi ci vogliamo anche aggiungere, siccome stiamo facendo iniziative con i cori, anche sede di 87 cori nelle 8 zone periferiche. Quindi abbiamo 400 realtà culturali, ma poi ce ne sono anche altre, perché c'è qualche museo, poi ci sono centri Ah sì, d'arte. abbiamo visto anche i musei, per esempio. Esattamente. Quindi noi, quando si dice portiamo la cultura in periferia è ben C'è già. presente. Il problema è che non è particolarmente conosciuta. Ecco, allora tutte le occasioni sono buone per riaffermare queste presenze, che devono essere anche tutelate, perché siamo un po' in regime fai da te: se uno ce la fa da sé, resiste, e se uno non ce la fa, muore, no, sparisce. Ma ogni volta che sparisce qualcosa, premesso che per mettere insieme le cose poi ci vuole, cioè c'è fatica, non è così semplice, e quindi è un'attenzione della città, del suo complesso, a partire dall'amministrazione comunale, monitorare l'andamento di queste iniziative, cercando di favorirle. La storia appunto della chiesetta di Lorenteggio ci fa capire com'è difficile appunto salvare e salvaguardare certi beni. Però insomma state riuscendo, state lavorando molto bene e diventa anche per quel punto un luogo per anche andare oltre appunto solo il teniamo sulla chiesetta. Che tipo di attività fate all'interno Allora, della zona? abbiamo fatto diversi concerti in collaborazione con altre associazioni oppure piuttosto per far conoscere degli artisti che avevamo nel quartiere e non sapevamo di avere, anche personaggi di eccellenza. Abbiamo fatto delle presentazioni di libri in collaborazione con ad esempio la casa editrice Meravigli che fa tutte pubblicazioni su Milano, quindi ben volentieri ospitiamo questa casa editrice appunto che racconta un po' la storia della nostra città. Abbiamo fatto mostre di quadri, quindi tutto quello che può essere ospitato al suo interno e vediamo che c'è una buona rispondenza da parte non solamente della gente della nostra zona. È possibile venire a vedere, a visitare la chiesetta?
Sicuramente, non ci sono delle giornate precise in cui viene aperta, però su richiesta possiamo tranquillamente aprire. Allora, come possiamo fare a trovarvi, contattarvi? Dove possiamo... Allora, abbiamo il nostro sito dove potete trovare tutti i contatti che ci sono, anche uno stralcio appunto della sua lunga storia, appunto dura 1000 anni, e potete appunto mettervi in contatto. Di solito rispondo io sia alla mail che al telefono, e possiamo concordare appunto una visita guidata. 1000 anni di storia, qual è la cosa che più ti colpisce della chiesetta? Forse la storia dell'affresco della Madonna, che è quello più recente, quindi diciamo il meno prezioso, non sappiamo neanche da chi sia stato realizzato, però è sempre stato considerato miracoloso, perché una leggenda narra, ma qualcosa di vero c'è sicuramente, che è stato passato con la calce per ben 3 volte, perché si voleva usare questo luogo quando non era più, diciamo, un luogo di culto, lo si voleva usare come abitazione, e per ben 3 volte invece questa immagine della Madonna è tornata fuori. A quel punto i contadini che abitavano nella vicina cascina di San Protaso hanno deciso di continuare a tenerla come luogo di culto. Si è ripreso anche a celebrare messe, questo è successo appunto fino agli anni 30 del secolo scorso, quando poi è nata la parrocchia di San Vito via Vignoli, e quindi la chiesa non aveva più senso di essere utilizzata proprio per il culto. Walter, insomma, una storia davvero interessante, una storia che ci porta come al solito a vedere come la gente, se si muove e lo muove, si muove per il bene del territorio, riesce a fare. Come al solito, però, appunto, la gente che deve muoversi da sola, tirarsi su le maniche e non sperare in chissà chi, se non in questo caso la Divina Provvidenza, forse ogni tanto. Ma direi che questo qui è uno dei problemi, ma possiamo anche cercare delle soluzioni. Qual è la soluzione che secondo consulta il tema? Allora, ci sono 2 aspetti. Il primo aspetto è sull'oggi, nel senso che, come abbiamo visto in questo caso, ma anche come abbiamo detto più volte, numerose associazioni in realtà, ma anche le stesse biblioteche comunali, promuovono una serie di iniziative che sono utili per la cittadinanza. La cittadinanza ha scarsissimi mezzi per venirne a conoscenza, nella loro complessità, nel senso che se io seguo un sito particolare, allora di giorno in giorno posso correre dietro a quello che viene fatto, in questo caso all'oratorio di San Protaso, all'orenteggio. Ma se voglio avere un quadro complessivo di quello che sta accadendo anche nel mio quartiere oppure nella mia zona, non c'è alcuna fonte che raggruppi queste iniziative, ma soprattutto le renda anche visibili, dove noi abbiamo proposto che il comune, a costo zero, metta a disposizione degli spazi di propria pertinenza. E quindi ci sono i mercati comunali coperti? Bene, avere uno spazio 2 metri per 3 dove poter affiggere in una affissione regolamentata l'associazione, la propria locandina, in maniera tale che tutti quelli che vanno a fare la spesa, senza andare a cercare chissà dove, passando possano vedere le 3, 4, 10, 20 iniziative che ci sono in quell'ambito territoriale, quindi ne possa molto semplicemente venire a conoscenza. Un aspetto magari un pochettino più problematico può essere l'utilizzo di parte delle bacheche comunali, che anche queste sono di pertinenza del comune, quindi non bisogna installarle, dove anche qui si potrebbe con una fissione regolamentata procedere. Fosse, quelle già esistenti, molto ad anno erariale, ecco. Attenzione a usare la parola gratuito, anche se si dico COSAP gratuita se si fanno attività tecnologicamente avanzate nel territorio, soprattutto periferici. Allora il tema vero è che lo vediamo tutte le volte, se si vuole dare una soluzione lo strumento lo si trova, anche dal punto di vista giuridico. L'abbiamo visto anche in altri settori,
non solamente quelli della fissione, della cultura, lo vediamo anche quelli della cultura. Quindi si tratta un attimino di prendere in mano, e i responsabili comunali dovrebbero prendere in mano questo tipo di situazione, analizzarlo e trovare una soluzione. Le soluzioni ci trovano, perché abbiamo trovato le soluzioni più strane per tantissime cose, quindi no, nulla è impossibile, ma è molto semplice. L'altro aspetto è quello di utilizzare i mezzanini delle metropolitane periferiche, delle sedi periferiche, dove lo stesso, anche lì, uno spazio di 2 metri per tre può contenere una ventina di locandine, con una fissione regolamentata naturalmente, diretta, dove le persone che tornano a casa, dal lavoro oppure la mattina, danno uno sguardo a un posto fisico fisso, possono vedere quello che gli interessa. La comunicazione, ci sono tantissime forme di comunicazione, ma questa qui è una semplice a costo zero, proprio sul passaggio delle persone. Quindi, al di là se uno utilizza i social, se non li utilizza, va al mercato, passa proprio davanti a una fonte di comunicazione. Allora, questo qui è un obiettivo strutturale. Cioè, l'amministrazione, quando parla di periferie, ma se non consente, e magari anche incentiva con i bandi l'iniziativa delle associazioni periferiche, ma se poi queste iniziative che fanno le associazioni periferiche non trovano la giusta comunicazione, chiaramente si fanno le cose, però non si vengono a sapere. Allora, questo qui è uno dei punti fondamentali, altrimenti è inutile parlare di cultura in periferia, perché si rimane proprio a quella astratta concezione dove la cultura della periferia non c'è. No, non è che non Invece c'è, c'è, il problema è che bisogna aiutare a aiutare. comunicarla. Insomma, per imparare le cose bisognerebbe andare a scuola, Walter. E so che esiste una scuola per le periferie, A quindi. scuola di periferie procede. Direi che una sottolineatura che stiamo facendo fra le varie, diciamo così, tematiche di A scuola di periferie, che ha sedi sparse, una decina di sedi sparse sul territorio periferico e non solo, abbiamo posto adesso attenzione, diciamo così, ai beni culturali, all'architettura, anche ai beni architettonici che ci sono. Noi abbiamo avviato un percorso nella biblioteca Arara, che è iniziato a febbraio, dove in 4 mesi successivi, il prossimo sarà appunto ad aprile e poi seguirà a maggio, abbiamo fatto una sottolineatura di beni architettonici, artistici, culturali che sono da visitare perché sono piuttosto interessanti. Possiamo vedere, citare la Certosa di Milano in Garegnano, possiamo citare Villa Clerici a Niguarda, possiamo citare anche l'Abbazia di Chiaravalle, appunto a Chiaravalle, ma poi ce ne sono tanti, anche magari di più piccoli. Ho citato questi per dire quelli più macroscopici, ma che non entrano in quello che è il giro normalmente anche turistico per certi aspetti. Sono cose interessanti, uno viene a Milano, vede il Duomo, va sotto la Galleria Vittorio Emanuele, Piazza della Scala, fa il Castello Sforzesco, il Cenacolo, se ce la fa a vederlo, e poi arriva per i più sportivi, diciamo così, al Museo dello Stadio. Però poi arriva al Museo dello Stadio e a 100 metri di distanza c'è il cavallo di Leonardo e non ci va perché non c'è nemmeno una indicazione. Quindi nel maggio-giugno scorsi il museo dello stadio è stato visitato da 74.000 persone, quindi un numero significativo in un paio di Interessante. mesi, e potevano essere dirottati, tra virgolette, in maniera anche gratuita, no? Al Cavallo vicino cavallo di Leonardo, che o lo Leonardo. vedi a Milano o lo vedi nel Michigan. Adesso sicuramente con il 500° di Leonardo, il cavallo di Qualcosa. Leonardo sta. Ma noi pensiamo che questo cavallo di Leonardo debba essere utilizzato anche un po' come cavallo di Troia, perché sia funzionale a far conoscere tutto il resto della città. Insomma. Quindi questi 4 appuntamenti di approfondimento sui beni che ci sono all'ovest e al nord li abbiamo già fatti, prossimi 2 mesi all'est e a sud. Ma il 2 aprile invece, 2 aprile. nella vecchia sede dell'Urban Center di Milano, sotto la galleria, alle 17.30, ci sarà proprio la presentazione, anche
la chiamata raccolta di tutte quelle realtà che ci sono sul territorio e che possono essere parte di un progetto più ampio di valorizzazione cittadina di tutti questi beni che ci sono in periferia, anche individuando dei percorsi. Quindi invitiamo tutti a porre attenzione a questo 2 aprile, ore 17:30, sotto la Galleria Vittorio Emanuele, nella sede del vecchio Urban Center, dove proporremo un percorso di lavoro e dove ciascuno potrà avvalersi di questo percorso cittadino, ma anche arricchirlo. Perfetto, Marta. Allora, siamo in chiusura. Prima di provare a salutarci, volevo parlare ancora un po' del tuo libro, Paola. Sì, questo libro. Cosa hai raccolto qua dentro? È nato perché mi sono resa conto che c'erano in giro solamente voci, ma non c'era nulla di scritto, nulla di sicuro. Quindi ognuno ipotizzava le cose più strane riguardo alla chiesina. Ci ho messo un bel po' di tempo per raccogliere documenti, perché un foglio trovavo una cosa, un altro, quindi ho girato la biblioteca del castello piuttosto che la Sormani, piuttosto che gli archivi dell'arcivescovado. Alla fine sono riuscita a ricostruire bene o male tutti i suoi 1000 anni di storia e tutti i personaggi che sono passati di qua, tipo appunto da cominciare dal Barbarossa. Poi c'è stata Ludovica Torelli, che è la Marchesa della Guastalla, quella che ha fatto appunto poi i giardini, ha avuto un periodo, è stata nella Cascina Convento, Cascina Monastero, che era appunto attivo alla chiesina. È passato di qui Napoleone, non ha fatto come il Barbarossa, che ha minacciato di abbatterla, ma l'ha usata come deposito delle armi, quindi ha rischiato di saltare per aria. Non so chi è peggio, quale di due la peggio. Quindi. Esatto. Poi ci pare ci venissero i carbonari a complottare quando appunto nel periodo di austriaco c'era da mettersi d'accordo come risolvere. Insomma, questi giorni lo siamo per mezzo delle 5 giornate. Esatto, quindi. Esatto. E poi ecco, l'ultima cosa, visto approfitto di questa vostra trasmissione, per sfatare una cosa che in molti mi hanno sempre chiesto. È vero che c'è un tunnel che porta fino al Castello Sforzesco? Assolutamente no. No, anche perché insomma sarebbe peggio del tunnel famoso dei Nutrini, esatto, ecco, che passava attraverso Ginevra. Cioè, però però un tunnel in realtà esiste. È stato chiuso negli anni 60 in fase di ristrutturazione della chiesa, e io ho avuto la fortuna di conoscere una persona che abitava nel quartiere, che poi è diventato niente meno che speleologo subacqueo. Ed è niente meno che quel signore che ha scoperto che sotto al Duomo la falda acquifera si stava abbassando, e negli anni 70 è stato poi deviato il traffico, alleggerito il traffico metropolitano, eccetera. E lui mi ha detto che non andava in direzione del centro come noi pensavamo, quindi potesse congiungere o la chiesa di San Vittore o la postella di Sant'Ambrogio, che era appunto la porta più vicina d'accesso alla città, ma andava sulla sinistra. E quindi probabilmente collegava o semplicemente la cascina, oppure collegava altre realtà che c'erano nel quartiere, tipo, non so, la Villa Restocco, che era una villa molto importante, che è stata anche quella abbattuta. E poi può darsi che ci fosse un cunicolo che arrivava anche fino alla postella, ma non era sicuramente diretto. Difatti, in fase di scavo, proprio nel cantiere dietro la chiesina, quello che è stato spostato di quei 12 metri, andavo un giorno sì, un giorno no, a rompere le scatole agli operai che lavoravano per vedere se lo intercettavano. Mi hanno giurato e spergiurato che non lo hanno trovato, e visto come hanno lavorato in altre zone sono sicura che sia stato così, perché in altri casi hanno bloccato i lavori, hanno fatto venire controlli, niente, eccetera. Quindi è probabile che sia sulla sinistra, da sotto l'altare, c'era proprio questa botola sotto l'altare, anche andasse sulla sinistra, quindi non verso il centro città. Insomma, stiamo a vedere adesso, speriamo che a TBM non trovi niente quando no, passa, perché non passa più sotto. Infatti, quindi... Ok, perfetto. Va bene, Paola, davvero, grazie mille allora di essere stata qui con noi oggi, grazie mille della tua testimonianza. Dove lo possiamo trovare il libro, se lo vogliamo? Questo libro lo potete trovare presso la chiesina, quando ci sono delle occasioni di aperture, concerti, piuttosto che semplicemente per le visite guidate, lo potete... Perfetto, provare. Va bene, grazie mille a Paola Bersocchi dell'oratorio di San Protaso al Lorenteggio della Gesa di Luzerte. Walter, grazie mille anche a te. Grazie a Consulta voi. Consulta per il Ferminalo continua nel suo operato. Ci vediamo martedì prossimo, sicuramente con chissà quante altre storie, metodi e soluzioni. Mi piace come presenze cittadine da conoscere e da utilizzare anche. Perfetto.
Questo lo usiamo come promo, allora, Walter, lo useremo come promo per le prossime puntate. Grazie mille davvero, Walter. Buona giornata a tutti. Buona giornata anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani alle 12.30, sempre qua in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci e a presto.